Sono le 2:24 e io voglio dire due cose agli amici milanisti che ieri godevano dopo la vittoria dell'Inter Coppa Italia, godevano perché hanno visto l'Inter vincere contro il Parma supplementare e ci stava, per carità, anche io mi sono vergognato a vincere quel modo contro il Parma, che giochi di... ci sta, no, ci sta. Per ogni volta, cari amici milanisti, e cantate il coro Interista da Fancura, Interista da Fancura, Interista da Fancura. Subito il gol. Contro l'avete cantato per mezz'ora Interista da Fancura, Interista da Fancura. Avete subito il gol dell'1-1. Poi per non bastare avete ancora cantato Interista da Fancura 2-2. Poi, oggi, cioè ieri, adesso, perché sono 2:30, ieri. Al centesimo, Interista vaffanculo, Interista vaffanculo. Ma ieri e mezzo col 2-1, cioè 1-0 per il Torino. Ma che porta sfiga questo coro qua? Io ve lo dico, ma per me porta sfiga. Cioè, non perché ti cala la curva sud, perché ognuno ha i suoi cori e vabbè, però questo coro porta sfortuna. Ogni volta che lo cantate, la pete nel culo. Non cantatelo più. Non pensate a noi, che già noi pensiamo a noi stessi, facciamo già cagare di rosso. Pensate a voi stessi, fate un po' di umiltà. Perché non siete una squadra forte quest'anno. Cioè, quest'anno si hanno tutti i limiti di Pioli. Campi sbagliati, modulari sbagliati, giocatori che si chiamano fenomeni ma non sono nulla. Quindi non fate i fenomeni, che il Kai ma li torni indietro. Dopo l'anno scorso troppi festeggiamenti, la Coppa d'America nel culo. Venuta oggi il Kai ma l'hai presa nel culo tu questa volta. E la Coppa Italia, non sdombatela perché la Coppa Italia è un trofeo. Un trofeo che si mette in banca che è importante. Che sia la Supercoppa, Coppa Italia, la Champions League, ogni trofeo che si mette in bacheca è importante. Quindi, caro milanista, non sfotte noi, pensate a voi stessi, perché ogni volta che cantate Interista vaffanculo, Interista vaffanculo, per mezz'ora, 40 minuti, poi cambiate con... Qual era l'altro? Aspetta. Damanito muoio, sono andato sole. Poi 10 minuti di quei cori e cominciate Interista vaffanculo. Cioè, per 70 noi con i cori? Noi ieri abbiamo cantato, ok, conto di voi, chi lo sa, non so dove è, ma 10 minuti, abbiamo cantato i cori della Curva Nord, della Curva Milano e altri cori nuovi. Cioè, voi, quanto voi lì, sapete? Prima volta che lo cantate, poi la sfiga, la prendete nel culo, la prendete e pareggiate le partite. Quindi, ripeto, pensate a voi stessi. Io vi saluto, a dopo, a Yeye Brothers, a dopo, e domani vi do un bel buongiorno. Sei forza niente.